Radio Radicale, siamo con Stefania Limiti, saggista, giornalista, si è occupata spesso del caso Moro, che ha in uscita un suo saggio dal titolo Quel che resta del caso Moro, penso di aver detto bene il titolo del libro, per parlare della scomparsa di Barbara Balzerani, che come sapete è stata una brigatista rossa della Colonna Romana. Diciamo per tanti anni imprendibile, credo che sia stata una delle brigatiste che militando dal 1975 nelle Brigate Rosse è stata latitante per, non so, forse quella che ha resistito di più come latitante. Non mi ricordo esattamente Prima di essere presa, ovviamente. sì, la data dell'arresto, ma non così tanto, non direi. Dopo il caso Moro, in realtà, non ci fu così tanto spazio. Mi colpisce molto questa morte, perché a parte l'aspetto giovanile che lei aveva, ma perché in fin dei conti sembra quasi che tutti i protagonisti del caso Moro facciano parte delle nostre vite e quindi debbano rimanere lì immobili. Sciascia parlava di questa verità letteraria immobile del caso Moro, no? Che secondo me è, diciamo, una suggestione molto molto forte. E quindi la scomparsa della Balzerani sembra quasi che, insomma, se ne vada qualcosa e qualcuno che ci appartenga, perché nell'immaginario collettivo il caso Moro è di tutti noi. Lei è stata una protagonista, non una protagonista importante, era nel gruppo che organizzò l'agguato di Via Fani. E Barbara Balzerani è stata un'irriducibile in fin dei conti per tutta la sua vita. Era romana di Colleferro, entrò nelle BR nel 75 e naturalmente aderì a Nel periodo quella. del rapimento Gancia, possiamo dirlo che è un altro tema che è tornato ultimamente. Sì, possiamo dirlo anche se non credo che ci No, no, siano no, 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 connessioni, anche certo, se adesso. in Piemonte, insomma. Sì, anche se adesso è stato Colonna riaperto, Romana, insomma. perché Vabbè, sì, questo poi ne parleremo in in un un'altra. altro momento. Sì, ha aderito ai movimenti rivoluzionari e poi in breve tempo è entrata nelle BR. Naturalmente è È passata per stata, potere operaio? mi sembra che è passata per potere operaio, sì. E come tanti giovani di allora, soprattutto per chi stava fuori dalla città, certo i movimenti rappresentavano una fascinazione importante, perché mi ricordo una volta lei stessa, ho ascoltato una sua intervista, disse: insomma, sono andata là dove succedeva tutto, io venivo da un posto, Colleferro, nella provincia romana, dove non succedeva niente, no? E quindi il percorso iniziale è stato quello di molte che hanno sposato una radicalità che aveva in sé anche delle caratteristiche importanti, importantissime, che nasce da ben prima, dagli anni 60, e che è espressione di una conflittualità nella società italiana, che poi l'opzione violenta che assume nei gruppi armati naturalmente porterà alla deriva, perché causerà una loro frattura con la società stessa che non li segue. E lei però è rimasta sempre una irriducibile, appunto, Non si è mai pentita, nemmeno dissociata. No, ma non intendo solo in senso formale giuridico, ma proprio nel senso di rivendicare totalmente quella storia, e ha sempre deriso tutte le ricostruzioni che hanno fatto riferimento al caso Moro come un caso complesso. Insomma, si Ci è presa possono le sue essere state. responsabilità pur non dissociandosi. Sì, da questo punto di vista Vista. assolutamente sì, ed è rimasta sempre in
in questo fortino, diciamo, brigatista e clandestino, se certo. vogliamo, no? Dunque, lei ha fatto parte del gruppo che ha fatto l'assalto di Via Fani, che ruolo aveva lì? E poi lei è entrata anche nella vicenda di Via Gradoli, è lei che ha lasciato la doccia aperta? Beh sì, lei, Mario Moretti, che allora era il suo compagno, ha giustificato questa cosa in modo un po', insomma, poco credibile, nel senso che loro abitavano insieme appunto nel covo di Via Gradoli, via incredibilmente incandescente, perché è un luogo controllato dai servizi segreti, quelle case sono di proprietà dei servizi segreti, eppure ci sono basi brigatiste e poi successivamente anche basi nere. Le BR in pieno sequestro Moro hanno un covo importante, perché dentro c'è un archivio, ci sono armi, insomma una cosa molto importante, oltre ad essere la casa rifugio di Moretti, quindi del capo e della Balzerani. Una mattina, il 18 di aprile, la doccia non è chiusa, l'infiltrazione provocherà un allarme dei vicini, quindi i vigili del fuoco metterà in moto tutto un percorso per cui quell'appartamento, che non era stato perquisito prima, in quel periodo a Roma venivano perquisite ogni casa e però non si sfondavano le porte, come diceva insomma, chi è che l'ha detto, Andreotti? Non si sfondavano le porte fino a un certo punto, perché io mi ricordo che c'era, diciamo, un accordo con invece gli artigiani che le riparavano, perché l'antiterrorismo doveva sfondarle queste porte, e quindi poi chiamavano. Non ho sfondato tutte quante le porte, no, perché se sfondavano molte, tutte le porte, però molte le hanno sfondate, chiamavano quindi il signore che le doveva. Quella di Via Gradoli, durante una perquisizione, non fu toccata, perché bussarono, nessuno rispose. Ma tu hai conosciuto qualcuno che gli hanno sfondato la porta in quel periodo? È uscito fuori qualcuno? Forse qualcuno sì, chissà. Ma qualcuno? Ah, va bene, ok, sì. va bene. Comunque, in ogni caso, sappiamo che, capisco a cosa alludi, furono perquisizioni, ci fu questa messa in scena. Questa, a lei nel processo questa, disse, ho lasciato io la doccia... Loro rivendicarono tutto, fino a tuttora per loro la doccia è stata lasciata aperta da Barbara Balzerani, che la mattina si alza e non carbura bene, quindi distrattamente. In realtà, quando vanno i vigili del fuoco, la doccia era attaccata ad un manico di scopa, cioè era messa in modo tale che dovesse orientare lo schizzo dell'acqua e provocare l'infiltrazione, perché altrimenti poteva andare a finire anche all'interno della certo. vasca, no? E quindi, no, in realtà fu una segnalazione assolutamente pilotata, anche se le BR non l'hanno mai detto, lei non l'ha mai detto, Mario Moretti non l'ha mai detto. L'unica cosa che si può però dire di quel giorno, senza essere smentiti, è che alla mattina viene chiaramente individuato un covo delle BR, perché appena entrano gli inquirenti si rendono conto che non è un appartamento come un altro, e in quel momento, quindi, ed era anche un covo caldo, cioè che dove ci si certo. abitava, anziché congelare la scena, Francesco Cossiga fa una cosa che, diciamo, sta dentro il caso Moro come tanti altri, cioè se la togliamo dal caso Moro è assolutamente assurda. Nel caso Moro, che è un insieme di parate incredibili, è collocata anche questo, cioè chiama le TV, chiama i TG nazionali, e nell'arco di poco, di pochissimo, Via Gradoli è un cinematografo nel quale ci sono troupe televisive, e si dice che la sera, a un certo punto del pomeriggio, Mario Moretti, tornando in moto, vede, diciamo, tutta la parata e naturalmente non si avvicina. Quindi quella i telegiornali non l'avevano detto? Non l'avevano ancora detto, no, quando arrivati i giornali hanno detto tutto subito. Ah, e allora, anziché qualcuno, diciamo, l'avrà pure avvisato.
Certamente è possibile. Beh, insomma, allora le comunicazioni erano certo. assai meno veloci. Come ha fatto lei a scappare alle forze dell'ordine fino al 1985? Perché Mario Moretti, per quanto è, l'hanno beccato, credo, nell'82, Sì, 80-82, no? Mario Moretti fu 81-82. beccato perché andò lui nella crisi di reclutamento che c'era stata, perché evidentemente non era vero che poi dopo il caso Moro ci fu nell'immediatezza una difficoltà di reclutamento, ma Moretti nell'81 andò di persona all'incontro con un aspirante brigatista che insomma era un mezzo criminale e quindi fu facilmente pedinato e bloccato da un agente dell'antiterrorismo anche molto importante che è morto poco tempo fa e io credo Che un poi l'hanno paio di anche anni indagato fa. per quell'arresto, cioè invece di fargli un monumento lo indagarono perché lui commise un reato per Non le. mi pare perché tra l'altro lui non usò neanche la pistola. No, no, ma credo che lui poi venne indagato e Questo non me lo comunque. ricordo, io gli feci un'intervista per il fatto un paio di anni fa in occasione dell'anniversario perché fu un'operazione invece estremamente pulita, diciamo, in cui lui ha raccontato come è stato sulle tracce, si è messo sulle tracce descrivendo la scena in cui lo ha Certo. bloccato per la strada Senti, a Milano. volevo chiederti una cosa. Qualche anno fa, credo nel 2018, per il quarantennale del rapimento di Aldo Moro, Barbara Balzerani disse, andiamo alle. Fece un'uscita non bella su Facebook dicendo dobbiamo, non mi ricordo, Non fu gradevole dobbiamo rinnovare i fasti del sicuramente. 1978. Soprattutto fu molto caustica e veramente aggressiva nei confronti delle vittime, perché non so, forse Maria Fida Moro, peraltro scomparsa di recente anche Certo, lei. l'abbiamo commentato. Sì, esatto. E disse che erano 40 anni di sofferenza. E la Balzerani, ora non mi ricordo le parole precise, replicò dicendo insomma sono 40 anni di sciocchezza, ecco, qualcosa più o Certo. meno sintetizzabile in questo modo. E naturalmente sollevò una bufera, furono parole estremamente sgradevoli, però rientrano nel carattere, insomma, del personaggio che è sempre stato appunto molto poco incline a qualsiasi mediazione, diciamo, e soprattutto lei teneva a questa sua immagine di guerrigliera non pentita, quindi tutto quello che poi faceva, insomma, anche le sue attività negli ambienti dell'antagonismo, ecco, lei era legata alla sua immagine di guerrigliera ed è quella che alla fine si è cucita addosso e si è portata avanti per tutti gli anni fino alla sua fine, insomma. Io la ringrazio, grazie a Stefania Limiti con la quale abbiamo ricordato la figura di Barbara Balzerani, ricordando anche che tra qualche giorno uscirà un suo libro sul caso Moro, che si intitola Quel che resta del. Quel Che che resta resta del del. caso Moro, edizione Interlinea. Interlinea, che tutti compreranno, immagino. Io la ringrazio, Spero. grazie come sempre a Stefania Limiti. Grazie a voi.